io, non mi rappresento nulla, io voglio scegliere il mio presidente. Non salgono al Quirinale i parlamentari a 5 Stelle, danno appuntamento ai militanti davanti a Montecitorio, come un'assemblea studentesca all'ordine del giorno, il no di Napolitano alla richiesta di affrontare la crisi in Parlamento. Il risultato, dicono, è il rilancio di Berlusconi. Gli hanno detto che c'è una crisi di governo in atto, e non è vero. Questa è una crisi di nervi, è una crisi di nervi del PD, perché la prima uscita del neo segretario, il nuovo che avanza, è stata una cazzata, in perfetta continuità con i suoi predecessori. Per rivitalizzare la salma Berlusconi. La richiesta dei parlamentari a 5 Stelle si va dalle elezioni anticipate. L'accusa: Renzi va a Palazzo Chigi senza legittimazione popolare. Nessuno lo ha eletto. C'è una casta politica in crisi che si arrocca per non mollare il potere e calpesta i diritti delle opposizioni. Non avere rispetto per le opposizioni e non avere due figure di garanzia come il Presidente della Repubblica e il Presidente della Camera, non dalla nostra parte ma dalla parte delle istituzioni, è terribile, signori. Beppe Grillo martedì prossimo sarà a Sanremo, fuori e dentro l'Ariston, per denunciare quello che scrive oggi sul blog. Il paese è fuori di sesto, con un Parlamento esautorato, un Presidente della Repubblica non più super partes, la Costituzione ormai parola vuota e gli italiani che hanno di fronte un paese rovesciato.